Ciao a tutti amici di Uncinetto, bentornati sul canale. Andiamo a lavorare, come già presentato nel video precedente, questi bellissimi filati di Metz Cucirini, i due nuovi arrivati della linea Perfetto, il Merino 120 e il Merino Baby 200. Nel video precedente vi racconto le caratteristiche, assolutamente perfette per i lavori per i bambini. Sono anallergici, irrestringibili, pregiatissimi in lana merino, lavabili ovviamente a mano delicatamente, ma non, la fibra non si danneggia lavandola. Che cosa vogliamo fare oggi con voi? Un nuovo punto per copertine, visto che li seguite molto questi video su questo argomento, quindi ne aggiungo uno. Voglio lavorare con voi il punto a zig zag granny. Allora, se non lo sapete, io ho preparato tempo fa una lezione tutta dedicata alle granny, ve la linko nelle descrizioni, in cui tocchiamo tutti gli aspetti e le forme della granny. Onestamente manca lo zig zag, quindi se volete fare lo zig zag, la riga zig zag con questo video, assolutamente ci siamo, partiamo. Però se volete integrare insomma lo studio delle granny, anche come cucire le mattonelle insieme, anche un progetto da fare, vi spiego proprio uno schema, niente, ve lo linko e lo potete acquistare, c'è solo un piccolo contributo insomma da versare. Ok, va bene, partiamo. Allora, assolutamente la linea che ho in mente sarà tutta colorata, quindi cambierò i colori molto spesso, anche perché vedete Metz mi ha mandato queste meraviglie, quindi anzi, nella descrizione ovviamente troverete anche i colori che sto usando, va bene così. Se vi piacciono potete acquistarle anche voi. Allora, partiamo. Io partirei con questo merino 120 colore 430 e montiamo le catenelle. Allora, già so che me lo chiederete, vi do un'indicazione di massima di quanto filato vi servirà. Allora, per una misura di copertina di circa 65 di larghezza e 80 di lunghezza, ok, stimo un 400 grammi di lana con un uncinetto da 3. Allora, questi sono gomitolini da 50 grammi, ok, quindi 8 gomitolini di questi. Dunque, cominciamo. Allora, per fare questo punto dobbiamo ricordarci di usare multipli di 35, quindi si va da 35, 70, 105 eccetera, ma 35 sempre più 1 e più 12, ok, oppure 70 più 1 e più 12, ok. Io per fare questo modello, insomma questo esempio, monterò quindi 48 catenelle, uso il primo multiplo, bene, quindi vado piano, faccio il nodino di avvio così come lo faccio sempre e monto 48 catenelle. A questo punto facciamo tutta la prima riga di maglie basse, quindi nella seconda catenella dall'uncinetto, non questa ma questa, entro e faccio la maglia bassa. Tre e così fino in fondo. Eccoci qua. Allora,
Quindi a questo punto avremo 47 maglie basse, ok? Perché ne abbiamo saltata una di catenelle che erano 48. Bene, ne abbiamo una meno. Poi, ecco, ora che sono finite le maglie basse, cominciamo il secondo giro. Allora, 3 catenelle di alzata. Giro. Ora, nella terza maglia da dove mi trovo, quindi 1, 2 in questa, faccio 3 maglie alte nello stesso punto. Ok? Quindi c'è uno spazio, diciamo, di 2 catenelle. Poi nella terza, ok, faccio 3 maglie alte insieme. Di nuovo salto 2 e nella terza faccio un altro gruppetto di 3 maglie alte insieme. Come si fa la maglia alta? Carico, entro, prendo, esco di 2, esco di 2 e un'altra. Carico, esco di 2, esco di 2, ancora 1, 2 e nella terza faccio 3 maglie alte insieme. Ok, ora che abbiamo 3 gruppetti, ora vado nella terza, che è questa, faccio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e ora faccio 3 catenelle volanti, 1, 2, 3, e faccio l'aumento, faccio la punta di aumento. Qui dentro faccio ancora 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora salto 2, di nuovo 3 gruppi di maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 2, 1, 2, 3. Ora salto 2 e faccio invece una diminuzione, ok? Quindi c'è la punta 2 e ora faccio la diminuzione. Salto 2, entro qui e faccio 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi carico, entro, esco, esco di 2 e basta. Di nuovo carico, entro, esco di 2 e mi fermo. Carico, entro, esco di 2, ora ne ho 4 e esco da tutti e 4. Ora salto 5, 1, 2, 3, 4 nella quinta, cioè salto 4, scusate, nella quinta, faccio un'altra diminuzione, carico, esco di 2, carico, esco di 2, carico, esco di 2, esco di 4. Ora salto 2, faccio le 3 maglie, 1, 2 e 3. Salto 2 nella terza, 1, 2, 3. Salto 2 nella terza, faccio l'aumento, 1, 2, 3. 3 catenelle volanti, 1, 2, 3, 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2, 3, salto 2, 3 gruppi, 1, 2, 3, salto 2, 1, 2 e 3, salto 2 di nuovo, quindi qui abbiamo 3 gruppi da una parte e dall'altra iniziali, e ora salto 2 e nella terza faccio una maglia bassa semplice di chiusura, insomma per fare il diritto della copertina. Ecco qua,
il primo giro zigzag. Bene, avessimo continuato ovviamente con gli aumenti, si va avanti e questa parte finale sarebbe stata spostata. Ora cambio colore. Scusate, come si fa il cambio colore? Allora, ve lo potete anche portare dietro, quindi lasciarlo attaccato e diciamo portarlo su nel lavoro, ma e dopo potreste anche annodarvi un pochino troppo, quindi tagliamo un bel pezzettino e introduciamo il nuovo colore. Eccolo qua, prendiamo questo. Lo prendo, lo metto dentro con delicatezza, ecco qua, senza tirare troppo, metto dentro, tiro un pochino, ecco qua, e ora faccio 3 catenelle di alzata, 1, 2 e 3. Ora vado a lavorare. Ecco, allora le 3 catenelle di alzata sostituiscono la maglia alta singola che avevamo fatto precedentemente. Ora questo giro è più semplice perché lavoriamo nei fori già predisposti, quindi 3 maglie alte fatte insieme nel foro che vediamo del giro precedente. Di nuovo 3 nel foro. Di nuovo 3 ora nella punta facciamo l'aumento, quindi 3 3 catenelle e altre 3 nello stesso spazio per continuare la punta. Di nuovo vado nel foro successivo e ne faccio 3. È anche più semplice lavorare perché entriamo meglio. 1 2 3 di nuovo. Uno, due, tre. Siamo alla diminuzione, quindi qui dove c'è il gruppo di 3 e la prima diminuzione che incontriamo facciamo la diminuzione, quindi una maglia diminuita alta, una maglia diminuita alta, la terza maglia diminuita alta, ne ho 4, esco da tutti e 4. Questo salto, la punta la salto e vado qua, capito? Questo qui lo salto, vado nella successiva e faccio l'altra diminuzione, quindi esco da una, esco dalla seconda, esco dalla terza e esco dalle 4. Ok, continua. Scusate, vedete la fretta. 1 2 e 3, poi non ha neanche la posizione più comoda quella mentre giro i video. 1 2 3 aumento nella punta, 1 2 3 3 catenelle, 3 maglie, 1 2 3 di nuovo vado nei fori, uno due tre, due tre,
1, 2 e 3. E ora faccio una maglia alta sulle 3 catenelle di aumento che abbiamo, insomma, di alzata che avevamo fatto. Quindi entro, esco di 2, ma aspetto per il cambio colore. E anche il terzo giro è fatto. Introduco il colore, chiudo. Rieccomi pronta per la partenza con 3 catenelle, 1, 2, 3. Poi, allora, i fili potete anche portarveli un pochino dietro, però vedete comunque la distanza è tanta per lavorarci sopra, quindi qui poi dovremo lavorare diversamente, infilarli con l'ago, poi, perché altrimenti come facciamo? Se i punti sono più vicini alle catenelle, io mi porto dietro i filini e ci lavoro sopra, così, e li fermo un po', ma qua devo andare fino qua e quindi servirebbe a poco. Allora, andiamo avanti. 1, 2 e 3 e faccio il primo gruppetto. E poi qua 1, 2, 3. Poi lo faccio qua, poi qui faccio l'aumento. Qui di nuovo il gruppetto, una diminuzione qui e una diminuzione qua che mi chiude il lavoro. Ok? Quindi gruppetto qui, aumento, gruppetto qui, gruppetto qui, gruppetto qui, gli ultimi sono sempre 3 e la maglia bassa sulle catenelle. Ed ecco che questa lavorazione che trovo simpaticissima perché possiamo usare tutti i colori. Poi, queste copertine possono essere usate anche tranquillamente, maggiormente nelle mezze stagioni perché sono traforate, passa di più diciamo, l'aria. E poi mettiamoci pure una componente di sicurezza, proprio perché vogliamo essere iperprotettive, cioè i bambini quando si coprono e magari no, non voglio parlare di cose gravissime, però con queste copertine riescono a respirare più tranquillamente, anche fosse che gli vada sulla bocca, così. Quindi ora vado avanti con il lavoro e vi faccio vedere un pezzettino finito, aumentato, diciamo, ok? Spero che il lavoro vi sia piaciuto. Vi ricordo, ve lo metto qua, insomma, il completamento, insomma, del lavoro a granni, se volete. E vi saluto con questi bellissimi filati. A presto e alla prossima.